Gianni, nuovo appello alla vaccinazione, il presidente della regione lo ha lanciato in occasione degli auguri di fine anno a Palazzo del Pegaso. In mostra i disegni per Patrick Zaki, in esposizione al centro Ciampi, 2000 opere arrivate da tutto il mondo per la liberazione del giovane universitario bolognese. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Iniziamo con gli auguri di fine anno formulati dal presidente della regione Eugenio Gianni in occasione dell'ultima riunione dell'anno del Consiglio regionale. Il presidente ha approfittato dell'occasione per lanciare un nuovo appello alla vaccinazione ai toscani. Sentiamo. I migliori auguri per il 2022 a tutti i cittadini della Toscana, a tutti coloro che vivono come comunità quello che è una delle regioni più attrattive, più belle, più ricercate del mondo. Abbiamo di fronte un'emergenza che è l'emergenza sanitaria che sempre più viviamo come contrasto attraverso la vaccinazione e a loro dico che siamo orgogliosi che attraverso gli interventi che come pubblico abbiamo fatto per organizzare attraverso il nostro sistema sanitario la vaccinazione, arrivando a circa 7 milioni di vaccinazioni nell'arco del 2021. In realtà la Toscana si presenta come la più vaccinata d'Italia, perché la nostra copertura vaccinale è ormai dell'84%, più di 1.100.000 abitanti. Certo, non ci dobbiamo fermare qui perché significa che rispetto ai nostri 3.668.000 abitanti ne mancano circa 560.000, più di mezzo milione di persone che non sono vaccinate e che poi sono quelle che maggiormente favoriscono ancora il corso del vaccino. Per chi non lo può fare, i bambini, è evidente che ne prendiamo naturalmente atto come elemento statistico. Per chi lo potrebbe fare, invece l'invito è a vaccinarsi perché fanno un servizio a se stessi, ma lo fanno anche alla comunità. Cambiamo argomento. Al centro Expo del Consiglio regionale è stata aperta la mostra dei disegni provenienti da tutto il mondo per sostenere la battaglia per la libertà di Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna, a lungo detenuto in carcere in Egitto e recentemente liberato. La mostra è nata da un'idea dell'artista Daria Palotti ed è stata realizzata con il sostegno del comune di Vico Pisano. Sentiamo l'intervista. Beh, quando si ottiene un risultato provvisorio, perché la libertà è tale, però importante perché tutti hanno fatto bene quello che sanno fare meglio. E a questa mobilitazione dal basso enorme iniziata da Bologna ha seguito un movimento di società civile, di enti locali, di artisti e l'arte sicuramente ha dato un enorme contributo perché ha saputo raccontare la storia di Patrick in maniera vivace, bella, in maniera molto più utile rispetto a tante parole scritte e quindi è un piacere vedere finalmente queste opere e da parte di Amnesty International c'è un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Cosa pensa dell'impegno della Regione Toscana sul tema dei diritti? È un impegno storico che Amnesty International segue, cui prende parte in diverse occasioni e quando gli enti locali e una regione importante come la Toscana hanno a cuore i diritti umani, ne trae vantaggio il nostro paese, ne traggono vantaggio le vittime delle violazioni dei diritti umani ed è un segno di progresso e di civiltà. Senta, che la battaglia per i diritti anche in Egitto sia tutta da combattere, lo dimostrano le notizie delle ultime ore con delle pesantissime condanne per quelli che sono oppositori politici per reati d'opinione. Sì, questo processo che si è concluso ieri nei confronti di Alaa Abdel Fattah, Mohamed El Bakr, Mohamed Ibrahim, detto Ossigeno, uno scrittore, un avvocato e un blogger ci dice che la situazione dei diritti umani in Egitto è ancora gravissima, questi processi di emergenza non prevedono appello e quindi è il caso di dire che una rondine non fa mai primavera, però almeno la rondine ce la dessero indietro. L'idea nasce dal comune di Vico Pisano che mi ha coinvolto chiedendo di fare un'iniziativa su Zaki. Chiaramente l'idea iniziale era di fare un'immagine da mettere all'esterno del comune, però visto che ci piace coinvolgere le persone, o almeno a me piace fare lavori dove coinvolgo
le persone, di solito i bimbi faccio laboratori artistici, avevamo pensato di fare le ali è stata l'idea che è venuta istintivamente quando ho pensato a un'immagine per Patizzacchi, un'ali di libertà, forse anche un po' semplice come idea, però insomma ha funzionato. E quindi l'idea iniziale era di coinvolgere bimbi e di fare tante ali a Patizzacchi, però eravamo in tempo di piena pandemia e quindi tutto questo, forse anche grazie alla pandemia, è stato trasportato in via telematica. E con questo fatto di usare appunto internet siamo riusciti ad arrivare in tutta Italia, in fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, e le ali sono arrivate da tantissime parti, sono arrivate tantissime ali. L'idea era di disegnare ali su un'immagine di Patizzacchi e hanno partecipato bimbi, anziani, scuole intere, tantissima partecipazione fin da subito, che ci ha sorprese molto perché non ce l'aspettavamo. E quindi adesso siamo qui a conclusione, mettendo in mostra queste ali, è arrivata una parte, una selezione, perché non potevamo esporle le circa 2000 ali che sono arrivate, e siamo contenti di poter fare la mostra anche in coincidenza con la liberazione di Patizzacchi e siamo molto contente e emozionate. Io ringrazio il comune di Vico Pisano, ringrazio Daria Palotti, sono emozionato, sono entrato in questa stanza e vedere tutti questi disegni, ce ne sono più di 2000 che mandano un messaggio di speranza, le ali come segno di ritrovata libertà. È evidente che la vicenda di Patizzacchi richiede ancora grande attenzione da parte delle istituzioni, perché un primo passo è stato fatto. Io non mi aspettavo oggi di poter essere qui sapendo che finalmente Patrick è a casa sua. Ora ci aspettiamo che si concluda positivamente il processo e che Patrick possa tornare in Italia, possa tornare a Bologna, possa davvero fare in modo che quelle ali gli permettano di lasciare l'Egitto e ritrovare completamente la libertà perduta. È un filone di impegno della Regione Toscana, del Consiglio regionale in particolare nel suo caso, sul tema dei diritti. Ma io penso che la Toscana su questo, come dire, è stata sempre apripista, perché penso all'abolizione della pena di morte, penso a tutte le sfide sui diritti. Noi vogliamo continuare questo impegno, che è un impegno di libertà, è un impegno di sostegno anche a tutte quelle donne e quegli uomini che fanno più fatica, e penso che da questo punto di vista la Regione Toscana non si è mai voltata dall'altra parte, non lo farà neanche in questo caso. Cambiamo ancora argomento, si sono chiusi con una cerimonia al centro espositivo Ciampi, 100 giorni di eventi, manifestazioni, installazioni anche innovative organizzati dal Consiglio regionale della Toscana per celebrare i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Erano presenti tra gli altri il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo, il Vicepresidente Stefano Scaramelli e la Presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi. Io sono orgoglioso delle iniziative di questi mesi in cui abbiamo portato Dante in tutta la Toscana. Lo abbiamo fatto con i bambini, i dantini. È stata un'esperienza unica, emozionante. Ho domandato ai bimbi come finiscono le tre canti, quali sono la parola, e tutti a urlare stelle. Non potete capire l'emozione nel vedere questi bimbi così appassionati. Abbiamo fatto un bel regalo a Monteroni d'Arbia, Poppi, Castagneto Carducci, la Toscana diffusa, Dante dovunque. E poi Simone Cristicchi ci ha fatto emozionare con il suo Paradiso a Grosseto e a Pisa. E infine l'iniziativa più innovativa, la vedete alle mie spalle, l'avatar di Dante, in cui è possibile avere una terzina personalizzata della Divina Commedia. È un modo per portare Dante vicino ai cittadini della Toscana, per attualizzare il suo messaggio ancora forte, per far vedere quanto è bella la nostra regione. Un grazie a tutti i colleghi consiglieri che si sono impegnati, alla Presidente Giachi, agli uffici, senza di loro non sarebbe stato possibile. Insomma, Dante alla portata di tutti e ci siamo riusciti. Io sono veramente contento ed entusiasta oggi di poter far vedere anche a Firenze l'innovatività dell'avatar di Dante. Anzi, vi chiedo di provarlo alla fine di questa intervista anche a voi. Ma in realtà mi colpisce la capacità della Divina Commedia e della poesia di Dante di davvero dimostrarsi sempre in quella universalità di cui è portatrice. Noi lo sappiamo, Dante è un poeta universale, canta l'uomo
l'essere umano in tutte le sue sfaccettature, vederlo declinato da così tanti artisti e vederlo declinato in questi modi che anzi incontrano la tecnologia più avanzata è davvero stupefacente. Devo dire che tutta l'esperienza dei 700 anni di Dante qui al Consiglio regionale ha avuto proprio questo obiettivo principalmente, dare forma plastica all'attualità e alla universalità di Dante facendolo incontrare con tutti i toscani e le toscane possibili, portandolo alla porta di casa dei nostri concittadini. E grazie alla qualità degli interventi che sono stati selezionati, questo è stato possibile mantenendo altissimo il livello dell'espressione artistica e selezionando progetti davvero straordinari come questo dell'Avatar che ha accompagnato cose più tradizionali ma anche di grande potenza innovativa sociale come i Dantini, i diventi lucenti nei comuni della Toscana. Ma intanto si corona un anno di iniziative e di ricorrenze, è stato un anno importante dove il Consiglio regionale ha creduto fortemente nella voglia di ricordare Dante, il sommo poeta che di fatto è ancora presente in tutti noi, nella nostra cultura, nella nostra tradizione. Credo che il passaggio più importante sia stato quello di aprirsi come volontà dell'Ufficio di Presidenza anche alle nuove generazioni. L'esperienza dei Dantini nelle città, nelle esperienze diffuse, nei ragazzi, è stata a mio avviso una dimensione straordinaria di contatto e di innovazione di come ricordare Dante. Allo stesso tempo si è provato a fare uno scatto in avanti con le nuove tecnologie e con la possibilità di introdurre e di comprendere come l'attualità della nostra storia sia ancora presente in questi giorni. Voltiamo ancora pagina, ma continuiamo a parlare di arte. Peccioli, il piccolo borgo in provincia di Pisa, torna ad essere il palcoscenico naturale e ideale per l'arte contemporanea e si espande fino alla frazione di Legoli grazie al progetto artistico Rampa di Lancio, voluto dal sindaco Renzo Macelloni, ideato dal Museo del Novecento di Firenze e curato da Antonella Nicola. L'iniziativa partita il 20 dicembre e che si chiuderà il 15 marzo del prossimo anno, è stata presentata a Palazzo del Pegaso. Erano presenti anche tanti degli artisti che hanno partecipato donando in alcuni casi la loro opera in quei progetti caratteristici permanenti definiti site specific. Sentiamo le interviste. I Peccioli si sente parlare ormai da qualche decennio, possiamo dire, come uno dei centri d'arte pubblica più curiosi, più interessanti a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Io quando mi ha chiamato il sindaco Macelloni di Peccioli ho scoperto, lo conoscevo già per averlo visitato in varie occasioni, ma ho scoperto una vitalità, un luogo straordinario. Sono riusciti a realizzare delle installazioni permanenti quando in altre città ben più blasonate, più grandi, non si riesce a fare questo, no? Ovviamente si trovano molti più ostacoli. Quindi vuol dire che in regione intera, oltre ai grandi capoluoghi, le grandi città, si sta muovendo un fenomeno di innovazione, di aggiornamento sul contemporaneo importantissimo. Questa è una manifestazione che continua, prosegue in quell'itinerario avviato appunto dall'amministrazione da qualche tempo. E in linea con quella visione, con quel progetto, anche in questo caso le opere sono alcune permanenti, sono pensate site specific, come quella ad esempio di Paolo Parisi nella piazza principale di Peccioli, ed altre invece sono state collocate pensandole appositamente per andare a dialogare con diciamo le strutture architettoniche urbanistiche del luogo, come quella di Mimmo Paladino e Domenico Bianchi su questa magnifica terrazza disegnata dal Mario Cucinella, un'opera di nuova architettura che si inserisce perfettamente con il paesaggio, creando non solo una piazza ma un belvedere sulla campagna aperta di ineguagliata bellezza e modernità, direi. Poi ci sono tante altre opere. Questa volta ci siamo spostati da Peccioli anche in un altro piccolo borgo del territorio, Legoli, e dove lì anche giovani artisti hanno potuto esprimere la loro qualità artistiche. Alcuni sono addirittura, anche in questo caso, interventi site specific permanenti come quello di Francesca Banchelli o di Emiliano Zelada. Altri si sono inseriti nella piccola chiesa che sovrasta questa collina
dialogando con quello spazio. Noi è da tempo che lavoriamo sull'arte contemporanea, lavoriamo sull'idea che Peccioli possa rappresentare una tappa importante all'interno dell'arte contemporanea, perché crediamo che il valore di un centro storico come il nostro, di un'impostazione medievale nel mezzo della campagna toscana, possa trovare un dialogo importante con l'arte contemporanea. Anzi, l'arte contemporanea può valorizzare anche, cioè questa toscanità può valorizzare anche i centri storici che sono, che quindi la storia ci ha consegnato come delle cose molto importanti e di valore. E ovviamente questo ulteriore progetto si innesca in questa linea di tendenza di fare di Peccioli un centro come dove uno possa fare un percorso complesso all'interno di un territorio e avere proprio un museo a cielo aperto d'arte contemporanea. Questo è l'obiettivo e mi sembra ci siamo già arrivati, e ovviamente questa ulteriore iniziativa a rampa di lancio quindi conferma questa impostazione. Quindi sono diversi artisti molto importanti che stanno facendo delle cose pensate per Peccioli, studiate per Peccioli e che rimarranno lì. Questo è il grande valore. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, grazie per l'attenzione, ci rivediamo tra 7 giorni.